formulazioni storiche del secondo principio, ragazzi, sono leggermente diverse da quelle che voi vedete qui. Però noi potremmo sia partire, così come vi ho detto, l'approccio può essere fenomenologico e postulatorio, noi potremmo partire dalle formulazioni storiche del secondo principio ed arrivare a questa formulazione, o viceversa, da questa formulazione, dal postulato entropico, arrivare a dimostrare le formulazioni del secondo principio che voi conoscete dei corsi elementari di termodinamica. Quali sono le due formulazioni storiche del secondo principio? Quella di Kelvin e quella di Clausius. Quella di Kelvin cosa ci dice? È impossibile trasformare integralmente energia dal modo calore in modo lavoro, al modo lavoro. L'altra invece, Clausius cosa ci dice? È impossibile trasferire energia termica da un sistema a temperatura più bassa a quella a temperatura più alta. Attenzione, ricordiamoci che in queste due formulazioni c'è implicito un concetto. Cioè è chiaro che io posso, se queste cose non le faccio spontaneamente, le faccio intervenendo dall'esterno, posso sempre far trasferire energia termica da un sistema a temperatura più bassa a temperatura del frigorifero. Il frigorifero prende energia dal frigorifero e la butta fuori. Ma no, questo non va in contraddizione con Clausius. Perché? Perché ovviamente è un sistema non isolato. Quindi in un sistema che è isolato questo è impossibile da vedere. Non solo, è un sistema che continuativamente fa questo. Va bene? E quindi di fatto ho bisogno di dare lavoro continuativamente al mio frigorifero per fare questa cosa. Se io invece questa cosa la faccio per poco tempo, questa cosa la potrei anche vedere in un sistema isolato, ma solo per un periodo di tempo limitato. Quindi attenzione, Clausius e Kelvin vanno anche lì prese con le molle, e quindi è evidente che vanno presi nelle stesse condizioni con cui io ho determinato e ho descritto il secondo principio. Quindi vi farò qualche trabocchetto per dirvi: ma questo non contraddice il secondo principio della termodinamica? E vedremo perché non lo contraddice. Come per esempio. Allora, vediamo un momento proprio quello che dice Clausius, vediamo il secondo principio secondo Clausius, in cui la prima cosa che faccio è prendo due sistemi e li faccio interagire tra di loro. Lo abbiamo fatto anche prima, no? T con A e T con B. T con A e T con B. Adesso li semplifichiamo, questi due sistemi, perché invece di guardare questi due sistemi come sistemi che possono accumulare energia, eccetera, in termodinamica utilizziamo dei sistemi particolari per poter far scambiare energia con i nostri sistemi, che si chiamano set. Cosa sono i set? Cosa sono questi serbatoi di energia termica? Un set è un sistema, un serbatoio di energia termica, definito come un sistema che ha volume costante e che può immagazzinare una quantità infinita di energia senza cambiare quindi la propria temperatura. Quindi io posso dare quanta energia volete a questo set, lui rimarrà sempre alla stessa temperatura. Facciamo degli esempi pratici di set, va bene? Supponete di avere l'acqua del mare. Se io mi tuffo nell'acqua del mare, secondo voi io cedo energia al mare? Certo che cedo energia, mi si abbassa la temperatura della mia pelle, ma la temperatura del mare cambia? Allora, come vedete, ingegneristicamente un sistema molto grande è un sistema, rispetto ovviamente al sistema con cui interagisce, si comporta da set. Ma anche una tazzina di caffè può essere un set. Cioè, se nella tazzina di caffè, mentre prima che lo bevo, mi cade la formica morirà perché la tazzina di caffè è caldo, ma la tazzina di caffè rimarrà bollente comunque, giusto? È sempre in relazione al sistema, ovviamente, che interagisce con questo set. Bene, allora, se noi andiamo a questo punto a vedere due set che interagiscono tra di loro e a fotografare questa quantità di energia che si sposta da un sistema all'altro, prendiamo un sistema composto isolato, allora abbiamo già visto, da cui in quella trattazione abbiamo... Allora, quindi vi dicevo, abbiamo visto che effettivamente questa quantità di energia, già l'abbiamo vista nell'esempio di prima, fluiva da un punto all'altro, da un sistema all'altro. Ora, quello che vorrei farvi vedere, e quindi è chiaro che in questo sistema io avrò che il delta S del sistema isolato
però questo sarà uguale a delta S, cioè del sistema A, più delta S del sistema B. Ora quello che faremo vedere, che introdurremo adesso, dei concetti che non sono esclusivamente le variazioni dell'entropia dei sistemi, ma introdurrò un concetto nuovo che sarà fondamentale per la scrittura del secondo principio, che da un lato che cosa rappresenta per noi questo delta S del sistema isolato, dall'altro che cosa sono le quantità che i sistemi scambiano tra di loro. Allora, il primo, questo, che cosa rappresenta? Rappresenta sempre una quantità, abbiamo detto, sempre positiva. Non potrà mai diventare in uno scambio, in una trasformazione termodinamica. Se avrò che il delta S, sistema isolato, è negativo, vuol dire che sto andando in contraddizione con il postulato entropico. Il postulato entropico, abbiamo detto, per un sistema isolato, alla rimozione di un vincolo, l'entropia non potrà che aumentare. Aumenta fino a un valore massimo, quale? Quello dell'equilibrio, in cui il sistema si fermerà, giusto? Ora quindi, che cos'è questa delta S? È la quantità che sto generando di entropia, perché nel mio sistema S generata è una quantità che prima non avevo e che poi alla fine avrò. Quindi la variazione di entropia del mio sistema, mentre la variazione della U del mio sistema isolato com'era? Era nulla. Il delta S del sistema isolato non è uguale a zero, sarà tanto grande quanto maggiori saranno i vincoli che facciamo andare a rimuovere, e sarà il massimo possibile. Questa quantità sarà una quantità diversa da zero. In generale potrò avere un caso particolare, poi vedremo, in cui il delta S arriva a proprio a quel maggiore uguale, non so se maggiore uguale a zero, in cui avrò una situazione molto molto particolare di condizione di irreversibilità. Fra poco ci arriviamo. Quindi abbiamo detto delta S, la mia delta S del sistema isolato è una quantità sempre maggiore o uguale a zero, l'abbiamo detto sul postulato entropico. Quindi scriverò qui vicino delta S con I maggiore o uguale a zero, e in questa formulazione chiamerò questa quantità generazione entropica. Allora, sicuramente questa quantità sappiamo da cosa dipende. Da cosa dipende, ragazzi? Secondo me. Dal fatto che ho uno scambio di energia, giusto? Ma andiamo a vedere meglio questa quantità. Andiamo a vedere meglio questa generazione entropica, andando con due sistemi più semplici del mondo, due sistemi molto grandi, in cui la temperatura non cambia, e quindi se il volume non cambia, come abbiamo detto prima, e la temperatura resta costante in questo scambio, che cosa avrò, ragazzi? Che la quantità di calore Q, queste quantità scambiate, in delta S con A, chi sarà la, quanto sarà la quantità scambiata? Sarà uguale a del con A su T con A, giusto? Ricordate, ragazzi, perché? Perché se è un sistema a volume costante e non c'è il secondo pezzo di Gibbs, giusto? Okay. E la stessa cosa, quindi dall'altro lato, deu con B su T con B. Ora, due deu con A e deu con B, come sono? Deu con A sarà uguale a meno Q. E deu con B sarà uguale a più Q su T con B. Quindi questa sarà uguale a Q, che moltiplica 1 su T con B meno 1 su T con A. Allora, vediamo un secondo, ragazzi, questa quantità secondo voi è positiva o non è positiva? T con A è maggiore di T con B, giusto? Qui sappiamo che sta andando in questo, adesso lo sappiamo che il verso è questo, ce lo dice già. Ce lo dice il postulato entropico, perché ci dice che questa quantità non può che essere positiva. Andiamo a vedere se è vero. T con A, 1 su T con A com'è? È più grande o più piccolo rispetto a 1 su T con B? E quindi questa quantità, tra parentesi, com'è? Positiva, quindi questa cosa funziona, giusto? Questa è maggiore. Io scriverei uguale a 0. Perché potrei scrivere uguale a 0, secondo me? Quando è che si annulla
questa quantità. Quanto, se t con a e t con b non c'è proprio scambio, cioè se t con a è uguale a t con b non ho più un, ho la condizione di equilibrio, quindi avrò q uguale a 0, li trovate? Se invece q è molto molto vicino, cioè prossima a t con b, che cosa succederà? Che l'S generata tenderà a 0. Quindi nella realtà, attenzione, questa generazione entropica, che adesso mi comincia a diventare un po' più chiara, spero, anche dal punto di vista fisico, io ce l'ho nella misura in cui ho un flusso, innanzitutto finché io mantengo il setto non c'ho generazione entropica, perché non ho flusso di calore, giusto? Quindi se io mantengo questo setto, questo non c'è Q, e quindi delta S sarà uguale a delta S con A più delta S B, e restano esattamente, diciamo, uguale a zero tutti e due. Quindi se non c'ho scambio tendo, non c'ho generazione entropica. Secondo l'assetto, nel momento in cui faccio, diciamo, fluire calore, ovviamente sta fluendo che cosa? Anche entropia, cioè c'è un flusso entropico dal sistema A al sistema B. Poiché questo flusso entropico non si mantiene neanche costante, perché questo flusso entropico, che potrei scrivere come Q su T, Q su T è mica sempre lo stesso. Se questo è T con A, qua ci avrò T con A un poco più basso, qua un po' più basso, qua un po' più basso, giusto? Man mano che arrivo all'altro sistema, la temperatura si abbassa sempre di più e il flusso entropico come diventa? Q su T. Quindi se la T si abbassa, come diventa Q su T? La Q è più grande. Allora, che cosa succede all'entropia? A differenza dell'energia, che io metto 100 joule, e 100 joule restano sempre 100 joule lungo tutto il percorso, il flusso entropico qui cambia per strada, va bene? Cioè si incammina, dico sempre io, una pecorella, due pecorelle, e arriva una mandria di pecore dall'altro lato, giusto? Cioè crescono i funghi man mano che, diciamo, che tu cammini. Questo, diciamo, succede all'entropia, giusto? Cioè non rimane, non c'è la conservazione dell'energia che noi abbiamo visto già nel, sul primo principio. Secondo me non esiste la conservazione dell'entropia, è una grandezza non conservativa, e quindi il flusso entropico è caratterizzato dal fatto che man mano che io mi sposto ho una variazione anche del flusso. Bene, e avendo una variazione del flusso ovviamente ho una generazione come conseguenza. Allora, adesso, diciamo, vi deve essere chiaro questo essere generato, la prima cosa. Poi vi farò vedere anche i flussi bene, facendovi vedere il secondo principio come bilancio. Vi è chiaro questo primo pezzo? Vi è chiaro che diciamo, l'essere generato? Vi è chiaro quando si è generato? Allora, l'essere generato è sempre maggiore di zero, perché? In questo caso. Qui. Ditelo. Quando ho un flusso di energia, non basta. Su una differenza di temperatura finita, perché se la differenza di temperatura è, come diceva lui, infinitesima, che succede a questo, diciamo, a questa relazione? Tende a zero, e quindi ho una trasformazione cosiddetta reversibile, cioè posso andare da un lato dall'altro senza nessun problema, cioè vado da destra verso sinistra e da sinistra verso destra, cioè questo qua può andare in questo senso e in quest'altro senso, è reversibile. Quando è che una situazione del genere? Quando invece di avere la S che fa così, l'equilibrio è indifferente, giusto? Cioè, sono tutte quante possibili queste situazioni di equilibrio. Vabbè, se il sistema sta tutto alla stessa temperatura, sta tutto alla stessa temperatura o quasi, quindi a me quasi non ho inclinazione di questa S, va bene? E quindi questo tende a zero. Allora questa la posso solo immaginare, questa trasformazione, ma in realtà non la posso, non è una trasformazione reale, perché nella realtà io ho sempre una piccola differenza di temperatura, quindi ho sempre una piccola generazione entropica, non esiste una trasformazione che non ha, diciamo, generazione entropica, non esiste. Perché non esiste? Perché necessariamente una piccola differenza di temperatura devo sempre avere, ma è il limite rispetto a cui mi devo confrontare. È il limite teorico rispetto al quale Carnot si è confrontato per capire quanta energia poteva trasformare, quanta energia in modo calore poteva andare a trasformare.
dati 100 joule, quante ne potevo trasformare in lavoro? 100? Vedremo, secondo questo principio non era 100. Va bene? E questa è stata la grossa intuizione di Carnot, che addirittura ha intuito questo aspetto prima ancora che avesse a disposizione il modello matematico per giustificare questa cosa. Addirittura non aveva neanche il modello della temperatura, aveva il calorico, immaginiamo. Quindi pensavo che si fosse, diciamo, quasi come fosse materia. Va bene? Allora, quindi, vi è chiaro quindi questo discorso della generazione entropica, ragazzi? Cioè, la mia variazione di entropia del sistema isolato la chiamo generazione entropica. Perché? Perché io posso anche avere che il delta S di un mio sistema diminuisca. Cioè, se io prendo il sistema pistone cilindro, ragazzi, il sistema pistone cilindro l'abbiamo visto l'altra volta, io lo posso comprimere o lo posso espandere, va bene? Abbiamo visto che naturalmente che cosa farebbe? Se sono diciamo, in condizioni, diciamo, questa è la pressione, diciamo, piccola, questa pressione è P con B, la pressione atmosferica è più bassa, poi si espande. Ma io posso prendere e posso andare a comprimere, quindi posso andare a, diciamo, a far avere un delta S del mio sistema più piccolo di questo sistema A. Ma attenzione, perché nell'ambiente non solo mi ritrovo quella variazione qui, che qui ho considerato negativa, se ciò, come si misura l'entropia, ragazzi? Vediamo un po'. Delta S come si misura? In joule su Kelvin, giusto? Qui. E diciamo, Q su T, quindi joule su temperatura. Quindi, e temperatura questa volta non è delta T, è temperatura termodinamica, quindi Kelvin. Va bene? Allora, se io ho meno 100 joule su Kelvin alla fine della mia trasformazione, dopo la compressione, nel mio sistema ambiente, questo qua che mi ha dato l'energia, quindi lo chiamerò SEM, quello che mi dà l'energia per andare a comprimere il mio sistema, non solo mi troverò questi meno 100, me li trovo in positivo, perché io so che delta S con A più delta S con B come deve essere? Può essere negativo? Se prendo questi due sistemi insieme? No, non può essere. Per cui il valore di delta S del sistema isolato non solo dovrò avere questi meno 100 joule che sono con meno 100 joule su Kelvin che devono essere, devo trovarmeli qua dentro, ma almeno questo, qua mi dovrò trovare più, almeno più 100 joule su Kelvin, giusto? Almeno cosa vuol dire? Vuol dire che se la trasformazione è reversibile me ne trovo 100 joule su Kelvin. Ma se la trasformazione, come normalmente è, come tutte le trasformazioni del mondo sono irreversibili, perché non stiamo nel mondo delle idee, no? Nel mondo platonico delle idee potremmo dire, diciamo, tutto è perfetto, tutto può andare a destra e può ritornare a sinistra. E invece, quando ti sei mosso a destra e a sinistra, ti sei mosso, non ci stanno niente a fare, ti sei lasciato col tuo fidanzato, è irreversibile. Beh, questo non dire irreversibile, dicevo una cosa ma ci può anche dimenticare, ma in fisica, ma lascia il segno, allora detto, quindi tutto ha una conseguenza anche qua, quindi è irreversibile, diciamo, dovete muovervi in quel caso, non c'è nulla da fare, è irreversibile quella cosa. Allora è chiaro che voi potete dire, vabbè, qual è il meglio possibile? Il meglio possibile non è la negazione, cioè non è l'acqua che si muove e che va verso sopra, è l'acqua al limite che si muove sullo stesso piano e che si muove a destra e a sinistra. Questo è il meglio che potete fare, cioè tutto senza attriti, quindi levico perfettamente sto tavolo, no? Allora lancio il mondo in un mondo reversibile, lancio una pallina sul tavolo e questa finisce, cioè se ne va indefinitamente, si muove sempre, va bene? Il pendolo, questo pendolo qua, lo prendo, lo metto in moto, una trasformazione reversibile, che cosa dà luogo, ragazzi? A questo che se ne va fino a qua, a un certo punto se lo faccio passare da qua? No, questo può andare fino a qua allo stesso livello e ritorna qua e pendolerà da destra verso sinistra infinitamente, ma senza mai salire fino a qua. Non so se è chiaro. Quindi il massimo che posso fare è mantenere questa oscillazione indefinita, perché non ho irreversibilità qua dentro, cioè non ho
delle dissipazioni di energia pregiata in cascame. Qual è il cascame? Calore. Cioè, che cosa succede? Grazie a questo attrito, voi qua non avete lubrificato bene e questo praticamente da un po' di tempo si ferma. Vabbè? Qua non avete tirato tutta l'aria? Questa fa attrito, diciamo, c'è una viscosità dell'aria nel muoversi e quello si ferma e la temperatura dell'aria aumenta. Tutto qua. Ma l'energia complessiva del vostro sistema isolato resterà sempre uguale, ma l'entropia no. L'entropia tenderà ad aumentare e mettersi nelle condizioni massime possibili. Quale sarà? Che il pendolo si fermerà qua. Giusto? Vi è chiaro? Allora, quindi, attenzione, quindi il meglio che potete trovare nella trasformazione, diciamo, nelle diverse trasformazioni che andremo a fare, sono le trasformazioni irreversibili. Quindi sono tutte quelle trasformazioni per le quali l'entropia non cambia, il sistema isolato non cambia in effetti. Va bene? Quella complessiva, non quella del singolo sistema, attenzione. Quella del singolo sistema, nel momento in cui se c'è una variazione, una trasformazione, evidentemente cambia l'entropia. Ma potrà essere positiva, potrà essere negativa. Non fate il grosso errore di pensare che il sistema isolato, nel vostro sistema chiuso, il vostro sistema in generale, non possa diminuire l'entropia, perché questo è l'errore che più solito, diciamo, più spesso andate a fare. Dire vabbè, ma l'entropia non mica può diventare negativa, cioè non può, la variazione di entropia non può essere negativa, voi dite, l'entropia non può diminuire, e invece può diminuire, ma quale può diminuire? Quello del vostro sistema, quello del vostro sistema pistone cilindro. E perché può diminuire? A spese di chi? Dell'ambiente. Cioè avete preso l'immondizia, l'avete buttata fuori, ma la trovate sempre l'immondizia, la trovate fuori dall'uscio, va bene? Allora, quindi, è chiaro che per valutare bene i miei sistemi, a questo punto, io non solo devo andare a vedere che cosa ho, diciamo, cosa ho scambiato, ma anche come l'ho scambiato. Non solo quindi devo andare a vedere quanta, diciamo, entropia è entrata e uscita, ma come ho scambiato questa, diciamo, entropia. Quindi come ho fatto la mia trasformazione. E questo fisicamente penso che debba essere chiaro. Va bene? Cioè, è chiaro che la generazione entropica contiene dentro due aspetti importanti. Uno è quello termico, chiaro che l'abbiamo capito bene. L'altro è quello meccanico, tra virgolette. Quello dovuto alle altre dissipazioni, alle altre cause. La dissipazione, ovviamente termica, è data dal fatto che voi fate fluire energia in modo calore su differenze di temperature finite. Diminuite al massimo questa temperatura, e sparirà questa generazione entropica per magia. Quindi quando voi dovete fare una macchina, diciamo, prestante e tirare fuori da questa macchina termica il massimo che potete tirar fuori, dovete fare degli scambiatori che scambiano energia con una differenza di temperatura la più piccola possibile. Andiamo a vedere l'altro pezzo. Allora, a questo punto prendiamo il nostro SIST. Accanto al SET mettiamo anche il SEM. Che cos'è un SEM? SEM è un serbatoio di energia meccanica. Secondo voi chi è che può fare da serbatoio di energia meccanica? Abbiamo fatto prima degli esempi di serbatoio di energia termica, il mare. Qual è secondo voi un sistema, cioè un serbatoio di energia meccanica? Un sistema che può accumulare una certa quantità di energia e la può restituire quando volete. Beh, per esempio, non è meccanico, quindi è allora, qualcuno dice una molla, però attenzione, una molla, diciamo, di fatto, vuol dire, se voi non è poi tanto, cioè, perché una molla voi, diciamo, la caricate al massimo e poi basta, si ferma. Cioè, una volta che avete caricato tutta la molla, e poi come fate a caricare ancora? Questo deve essere in grado di prendersi tutta la quantità di energia che volete e di restituirla, diciamo, quando la volete, in modo, tra l'altro, anche reversibile, così come era il serbatoio di energia termica. Allora, immaginate un bel volano,
Immaginate c'è un asse, un volano che ha una massa molto, un momento di inerzia molto grande, e lo mettete in rotazione. Se è molto grande questo gioco ed ha dei cuscinetti che sono ideali, tra virgolette, quindi non ci sono attriti, questo ruoterà, diciamo, la Terra sostanzialmente. La Terra ha dei cuscinetti che vuole essere sospesa, quindi di fatto non c'è, diciamo, sono milioni di anni che continua a girare, nessuno la firma, giusto? Allora, questa, diciamo, questo SEM ha esattamente questo, diciamo, questa caratteristica, quella di poter prendersi o ridarvi l'energia che vi serve in modo reversibile. A cosa servono queste idealizzazioni di SEM e di SET, ragazzi? Servono semplicemente a puntare la vostra attenzione sul SIST senza avere un altro oggetto che cambia la propria entropia. Cioè, sostanzialmente, in questo primo esempio che vi ho fatto stamattina, avevate due sistemi che cambiavano, in cui c'era un'irreversibilità sia in questo sia in quello, cioè cambiano due cose insieme. E allora studiare due sistemi insieme sembra un po' complesso. Invece, che cosa introduciamo adesso? Introduciamo due concetti importanti di semplificazione della realtà che servono a puntare la nostra attenzione sul sistema, sulla macchina che vogliamo studiare, cercando di pensare che il mondo esterno sia ideale e solo il vostro sistema, la vostra macchina, sia reale. Va bene? Questo servono le due schematizzazioni. Se io riesco a immaginare che l'ambiente esterno sia un sistema ideale, quindi reversibile in tutto e per tutto, posso accettare, senza andare in contraddizione col secondo principio, col postulato entropico, perché vuol dire che l'essere generato nel set è nullo, ma non è negativo, quindi non va in contraddizione col postulato entropico. Quindi tutto quello che è l'irreversibilità me la gioco con l'ambiente esterno, focalizzando la mia attenzione sulla mia macchina termica, sul mio sistema, senza guardare al mondo esterno. Va bene? Se no ero costretto a studiare due cose insieme, il sistema e l'ambiente. Lo posso anche fare, ma diventa tutto molto più complesso. Allora introduco queste semplificazioni, che sono il SET e il SEM, che sono nient'altro la piastra su cui voi andrete a appoggiare il vostro sistema pistocilindro. Quindi cioè il sistema pistocilindro lo appoggio sulla piastra, così la piastra mi dà una certa quantità di energia termica. E vado a vedere come avviene la trasformazione nel mio sistema, non nel mio set. Perché nel set non accade assolutamente nulla, perché il set è il mondo ideale, il mondo platonico, giusto? E allo stesso modo, quando questa, diciamo, si muove e fornisce lavoro all'ambiente, a chi lo fornisce? Lo fornirà a un SEM, a un sistema che è ideale anch'esso, cioè si prende tutta la quantità di energia che, diciamo, che io voglio e me la restituisce quando io voglio. Bene, senza attriti, senza nulla. Quindi sto introducendo due schematizzazioni che sono al limite impossibili, perché in realtà un SEM non esiste una macchina meccanica che è in grado di accumulare tutta l'energia e poi ridarmela esattamente tra quanta ne ho data senza pagare pegno. Qualunque volano, io gli do 100 e poi me ne dà 99 perché intanto ho rallentato. Però se io avessi una macchina quasi perfetta potrei dire che non mi ha dato 99, ma mi ha dato 99.999, quindi è una schematizzazione che può starci. Quindi è quello che noi faremo nello studio dei sistemi chiusi prima e poi dei sistemi aperti. Bene, detto questo, che cosa faccio? C'ho il mio SIST, il mio sistema interagisce con n set, set 1, set 2, set 3, 4, vabbè? E NSEM, SEM 1, SEM 2, SEM 3 e così via. Vabbè? Allora ovviamente con i 7 cosa scambio? Scambio valori. Questo saranno l'interazione con, diciamo, con i miei 7. Diciamo, con, con i SEM cosa scambio? Scambio lavoro, giusto? E quindi ci saranno degli scambi, diciamo, di lavoro con i miei 7. L1 da qua, quest'altro dall'altro lato e così via. A questo punto vi chiedo, vogliamo scrivere per il mio sistema un bilancio di entropia? Quindi un momento, ecco come faccio a fare questo bilancio di entropia. Nella realtà io scriverò due volte questo bilancio. Lo scriverò una volta mettendo il SIST a contatto con i set, cioè mi prenderò anche questa parte qui, che prima, diciamo, non avevo fatto questa distinzione su sistema chiuso, perché avevo detto tanto entra 100 qua, giusto?
perché la grandezza era conservativa. Ma adesso, se questo si trova a 100 gradi, 100 Kelvin, e questo se ne trova a 200, se io il bilancio lo chiudo qua vicino, o lo chiudo qua, o lo chiudo qua, non si chiude allo stesso modo, perché i flussi cambiano, giusto? E quindi sono costretto, attenzione, a fare un qualche cosa che prima non avevo fatto. Ci siete su questa affermazione che ho fatto adesso? Cioè, dovrò prendere come superficie di controllo e quindi come sistema di controllo, una volta proprio il mio sistema, diciamo, chiuso, quello che sta dentro al pistone cilindro, cioè soltanto il fluido che sta dentro, quindi prenderò qua, mi metto, diciamo, dentro la, diciamo, la mia macchina. Dall'altro lato mi dico, ma qua c'è la piastra, un momento, portiamo fine qua e vediamo se succede la stessa cosa che porto sulla piastra. Cioè, tutta la pentola che sta qua sopra, con tutto, diciamo, il metallo che sta qua, ma questo cosa farà? Cosa ci sarà là dentro? Va bene? Attenzione, perché usciranno due bilanci diversi. Allora, vediamo, diciamo, il bilancio più semplice, quello a contatto con i set. Allora, quello che bilanciamo con i set è abbastanza semplice, perché cosa faccio io? Che il delta S del sistema isolato composto, quindi tutto quanto, ragazzi, a cosa sarà uguale? La somma di tutti i sottosistemi, giusto, ragazzi? Quindi, che cosa fa? La sommatoria di chi? Di tutte le Q con I, tutte le Qesime, diviso le T dei set, tutte le Q dei set, facciamo così, diviso il T dei set. Bene? Attenzione, perché ovviamente queste quantità sono quantità che possono diventare positive o negative, le Q, a seconda di come le sto considerando. Il mio sistema set, questo è il mio sistema, quindi del test con I, con io, cosa è uguale? A delta S del set 1 più il delta S del set 2 più puntini puntini delta S del sist. Ok? Allora, attenzione, perché quando vado a vedere la Q del mio set I, come sarà questa Q, per esempio, qua? In entrata o in uscita? In uscita, giusto? E quindi questa quantità, secondo voi, come sarà il delta S del mio set? Questa è in uscita dal set e in entrata al sist. Chi sto fotografando qua? Set, giusto? Quindi come sarà il delta S del sistema, del set? Poi il delta S del set, se la Q è in uscita, come sarà? Certo, perché meno Q su T. Quindi, attenzione, perché nei segni, diciamo, succederà una cosa strana se io vado a considerare il set piuttosto che il sist, lo vedremo tra poco. Più che cosa? Il delta S del mio sistema sist, questo qua, va bene? Quindi io posso vedere, e i sem? Dove stai? Non scambiano calore, quindi non c'ho flusso entropico dei SEM, diciamo, dei SEM. Quindi il SEM lo posso assolutamente eliminare. Quindi delta S e SEM qua li posso pure mettere, ragazzi, più delta S SEM. Però, poiché sono nulli, non ho generazione entropica, quindi non scambiano calore, sono reversibili come macchine, come dal punto di vista meccanico, e quindi hanno delta S nullo. Per cui, questo chi è, ragazzi? Questo è l'S generato. Va bene? Questo delta S, questo è con I, è l'S generato. Quindi S generato sarà uguale a delta S sist. Posso anche elevarlo, abbiamo detto, quando tutte le proprietà termodinamiche del mio sistema, quando mi riferisco al sistema, cosa faccio? Posso anche eliminare il pedice, quindi lo chiamo semplicemente delta S. Ma ricordatevi che quando dico delta S sto parlando del mio sistema, non sto parlando dei set, giusto? E qua attenzione, perché sarà, diciamo, se invece di considerarle rispetto alle cure, rispetto ai set, le voglio guardare rispetto al sist,
come normalmente io faccio, cioè quando io vedo le Q come considero entrante e uscente rispetto a chi? Set. Quindi attenzione, Q-set sarà uguale a meno Q-sist, quindi sarà uguale a meno la sommatoria di che cosa? Delle Q-sist, e Q-sist lo posso pure cancellare, perché quando mi riferisco al sistema posso pure cancellare sist, vi trovate? Voi magari se ce lo mettete una volta poi ce lo potete levare pure, diviso chi? T del set, per temperatura dei set, iesimi. Quindi posso ancora scrivere che delta S sarà uguale alla sommatoria delle Q-sist, diciamo Q-sist, quindi Q su T7, più S generato. Beh, questo non è nient'altro che il secondo principio della termodinamica. Per sistemi chiusi, non per sistemi isolati, perché sistemi isolati è delta S con I maggiori 0. Per sistemi chiusi potrò dire che delta S, cioè la variazione di entropia del mio sistema, è uguale a che cosa? Alla somma dei flussi entropici, perché abbiamo detto questi sono tutti flussi entropici, più la generazione entropica. Allora ho tre elementi, ragazzi, nel mio bilancio. Ho uno, la variazione di entropia del sistema. A questo punto ho tre pezzi nel mio bilancio. Uno, che cos'è? Delta S è una variazione dell'entropia. Questo qua cos'è? Flussi entropici, sono tanti flussi. I flussi entropici quali? Questo com'è? Rispetto al mio sistema, com'è questo flusso entropico? Entrante, va bene? Quindi è positivo, perché adesso sto prendendo rispetto al sistema. Questo com'è? Uscente. Va bene? Quindi quando io vi parlerò, ragazzi, sulle bilancio, hai dimenticato il flusso entropico? Voi saprete che cosa, non mettete mano qua, mettete qua, mano, giusto? Questo è l'accumulo di entropia che avete nel vostro sistema. Questo chi è? La generazione entropica. E questa generazione entropica da cosa viene? Da una parte già lo so cosa viene. Viene da? Da cosa viene? Da? Non da variazione di temperatura, da flussi di energia termica su differenze di temperature finite, ragazzi. Perché io posso avere, allora, perché non va bene la differenza di temperatura? Diciamocelo per sempre, perché sennò ognuno di voi dice dal flusso, diciamo dal flusso di energia, un altro dice dalla variazione di entropia. Perché io posso avere la variazione di temperatura, la posso comunque avere, ma se ho un set adiabatico, ho la variazione di temperatura ma non ho flusso entropico, non ho variazione di entropia. Non so se è chiaro, non ho generazione di entropia. Perché? Perché non c'è niente che passa. Quindi devo avere l'energia che passa e la differenza di temperatura finita per avere una generazione entropica che chiamerò esterna. Perché la chiamerò esterna? E qui poi diciamo, chiudiamo diciamo, la lezione, perché state stanchi, so che alle 2 diciamo, parlare di entropia non è facile. Allora, se io adesso vi faccio lo scherzo che avevo fatto prima, cioè se vi faccio lo scherzo di non guardare questa, io adesso mi sono messo a contatto con i set, quindi ho messo T7, perché qui sta avvenendo il flusso e qui considero la temperatura. Se io invece vado qui, ragazzi, a cavallo del sistema, va bene? Il sistema che temperatura c'ha? Cosa? La temperatura T del sistema, la temperatura T del sistema è diversa dalla temperatura del set. Per cui se andiamo a fare questa stessa relazione, se la andiamo a scrivere guardando non ai set, ma guardando mettendosi sul bordo del sistema, io questi flussi entropici come li avrò? Avrò che delta S sarà uguale a che cosa? A Q alla sommatoria dei Q su T, ma in questo caso la temperatura, il flusso di energia avviene alla stessa temperatura del mio sistema. Per cui secondo voi ho generazione entropica dovuta alle cause esterne in questo caso? No! Avrò soltanto cosa? Una generazione, ma solo quella causata dalle cause interne al mio sistema, cioè come la macchina è all'interno si sta muovendo.
E quindi se la macchina all'interno, io faccio molto velocemente questa, diciamo, la compressione, e qua ho delle turbolenze, quindi il fluido si muove all'interno, non lo faccio quasi staticamente, lo faccio veloce veloce, allora che cosa avrò? Avrò attriti fluido parete, diciamo, pistone parete, avrò delle, diciamo, una fluidodinamica all'interno che mi dà luogo a delle, diciamo, a delle generazioni di, diciamo, di delle ulteriori aumenti di temperatura, e quindi avrò un S generato interno del mio sistema. Quindi io posso distinguere due cause di irreversibilità. Una causa esterna, quale? Quella che avviene qua dentro, ragazzi, si alloca sulla parte esterna al mio sistema. Va bene? E una causa interna, che è dovuta a come funziona la macchina al suo interno. Quindi a quell'ismi, a tutto quello che la macchina, diciamo, mette in campo per poter funzionare. Quindi anche agli attriti, alle viscosità, quindi a tutto quello che è. Non è legato ai flussi di energia in modo calore su differenze di temperatura finita, ma è legato al funzionamento della macchina. Questi due aspetti li posso tranquillamente vedere con le due forme di bilancio. Il primo, ovviamente, che tiene conto soltanto della temperatura del SIST, va bene? E non della, diciamo, del mio. Il secondo, della temperatura del SIST. Attenzione, ultima attenzione che vi lascio. Perché non posso scrivere in questa forma? Sebbene dal punto di vista logico potrei scrivere questo, perché non lo posso scrivere così? Perché non lo scriveremo mai in questa forma, il secondo principio? Perché mentre le temperature dei set durante tutta la trasformazione cosa fanno? Restano costanti. Se io do calore al mio sistema, secondo voi la temperatura resta costante? No. Allora per una trasformazione elementare potrò scrivere questo. Ma per una trasformazione elementare, quindi che cosa c'ho? Che ds è uguale a dq su t più ds generato, questo lo troveremo. Ma come troveremo invece questa formulazione nella sua formula, diciamo, dal punto di vista integrale? Troverò delta s uguale all'integrale di dq su t più sg all'interno. Quindi troverò sempre un'integrale qui, se andrò a fare il sistema. Non troverò più la sommatoria, che invece potrei avere nell'altro caso. E qui mi fermo perché non mi sembra che abbiamo messo parecchia carta.